Eccoci al terzo e ultimo appuntamento con le piante legate al solstizio d'inverno. Oggi con Flora faremo una passeggiata e dovremo volgere il nostro sguardo verso l'alto perché la pianta che incontreremo ha scelto di vivere sui rami di altre piante. Stiamo parlando del vischio, il cui nome botanico è Viscum alba. E ci troviamo di fronte a una pianta cespugliosa, sempreverde ed emiparassita, cioè che ricava in parte le risorse per vivere dalla pianta ospite, che può essere un pino, un melo, un pero o anche una quercia. Il vischio ha delle foglie carnose e le bacche possono essere di colore bianco oppure dorato e variano di colore a seconda della pianta su cui il vischio ha scelto di vivere. Per le festività natalizie si usa appendere rametti di vischio sull'uscio della casa oppure portarne al collo un rametto perché lo si considera un amuleto contro influssi negativi o contro disgrazie. Bisogna fare una particolare attenzione alla raccolta, infatti guai raccoglierlo con le mani, soprattutto se con la mano sinistra, perché ci si procurerebbe mala sorte. Era infatti usanza raccogliere il vischio colpendolo con un bastone o con l'aiuto di una freccia, facendo cadere dall'albero e afferrandolo prima che questo toccasse terra. Altra consuetudine che forse conosciamo di più è quella in cui, passando in compagnia sotto un ramo di vischio, ci si debba baciare, questo per, come dire, buon auspicio per le relazioni d'amore. Guai, ahimè, se una ragazza non riceve questo bacio rituale perché rischia di non sposarsi nell'anno successivo. Queste usanze ci arrivano dai Celti, che consideravano il vischio una pianta misteriosa donata dagli dei perché non aveva radici e, come abbiamo già visto, cresceva su rami di altre piante. Ritenevano nascesse là dove era caduta una folgore, di cui peraltro il vischio ricorda anche la forma. E quindi questa pianta diventa simbolo di discesa della divinità, di immortalità e di rigenerazione. I druidi attribuivano una forte sacralità non solo al vischio stesso, ma anche all'albero su cui aveva scelto di vivere, soprattutto se questa era una quercia, e anche al bosco di cui la pianta faceva parte, perché era diventato in qualche modo il luogo dove era presente una visibile emanazione del fuoco celeste. Il vischio veniva raccolto con una falce d'oro, posto all'interno di un bacile d'oro e veniva esposto poi alla venerazione del popolo. Successivamente veniva immerso in acqua che poi veniva distribuita a chi desiderava guarire o preservarsi da malattie o da sortilegi. La natura solare del vischio, la sua nascita in cielo e il suo legame con i solstizi non poteva non ispirare ai cristiani il simbolo del Cristo, inteso come luce del mondo e come luce che dall'alto scende sull'umanità. Inizialmente l'utilizzo del vischio era osteggiato dalla Chiesa perché era profondamente legato a delle tradizioni pagane. Successivamente diventa poi ornamento e anche pianta simbolica all'interno delle chiese. Per esempio, alla vigilia di Natale un ramo di vischio veniva collocato con una cerimonia sull'altare della cattedrale di York e lì, vi rimaneva per i 12 giorni del tempo natalizio. Il vischio ci ricorda e ci connette al mondo del fuoco, la cui presenza pervade la sacralità della vita.